Con un bilancio oltremodo positivo si archivia anche il 28esimo convegno pastorale nazionale delle Chiese Cristiane Evangeliche e Assemblee di Dio in Italia, al centro congressi Ariston di Capaccio Pestum in provincia di Salerno, come abbiamo già anticipato nel servizio flash di primo piano andato in onda nei giorni scorsi. Numerosi credenti delle comunità locali hanno partecipato ai culti serali previsti dal programma, un programma che ha subito delle variazioni impreviste data la sopravvenuta impossibilità a partecipare da parte del pastore Wendy Am Philippe Yameogo dal Burkina Faso. A causa del recente colpo di Stato non è stato possibile per il predicatore ospite ottenere il visto per viaggiare fino in Italia, ma il Signore aveva preparato tutto anzitempo, anche i messaggi dei culti che avrebbe poi predicato il pastore Marek Kaminski, presidente della PEF, Pentecostal European Fellowship, ovvero la Comunione Pentecostale Europea, e sovrintendente delle chiese pentecostali in Polonia. Ai culti mattutini di mercoledì 2 e giovedì 3 novembre si sono poi alternati rispettivamente il pastore Salvatore Cusumano, conduttore delle comunità di Roma via Repetti e via De Bruzzi, e il pastore Aniello Angelo Esposito, conduttore della comunità di Firenze, entrambi membri del Consiglio Generale delle Chiese ADI. Ovviamente il convegno ha previsto anche una sessione amministrativa riservata agli iscritti al ruolo generale dei ministeri, ma il carattere di questo incontro è stato però di matrice prettamente spirituale e pertanto il tempo a disposizione è stato ampiamente speso per gli studi biblici e le celebrazioni di culto. Lo Spirito Santo ha mirabilmente condotto ogni riunione, compresi gli studi che hanno trattato il tema del buon ministro di Cristo Gesù. Il pastore Eliseo Fragnito ne ha tracciato il carattere, mentre il pastore Renato Mottola ha proseguito parlando del servizio che attiene al buon ministro, concludendo la serie di studi con l'intervento del pastore Gaetano Montante, che ha focalizzato l'attenzione dei presenti sull'impegno personale del ministro, dedicandosi ad essere un esempio nella vita pubblica e privata, avendo cura di se stesso, coltivando la fedeltà con perseveranza. Le predicazioni del pastore Kaminski hanno poi dato ampio risalto alla centralità di Cristo Gesù nella vita del ministro, che è tale se si lascia condurre dallo Spirito Santo dal tempo della sofferenza al tempo del ristoro per mezzo della comunione con lo Spirito di Dio, ponendosi alla ricerca di una relazione profondamente intima col Signore, così come lo era quella tra Mosè e Dio. Nelle predicazioni successive l'accento si è spostato sulla meravigliosa promessa della guida dello Spirito Santo, che è ancora valida oggi, non solo in vista di quanto di miracoloso possa fare la sua opera, bensì avendo presente la debolezza umana dell'uomo di Dio, in cui la potenza dello Spirito Santo si deve manifestare. Certi che tutto questo avviene e continuerà ad esserlo soltanto per la grazia di Dio, insostituibile e indispensabile. A margine degli incontri di culto, il pastore Kaminski ha lasciato un messaggio ai nostri ascoltatori, incoraggiando tutti ad essere consapevoli e fiduciosi dell'amore che Cristo Gesù ripone in modo particolare nelle famiglie e nel suo desiderio di benedirle una per una, nonostante le grandi difficoltà sociali e politiche che stiamo vivendo in modo drammatico, con lo spettro di una guerra di cui non conosciamo ancora tutte le ripercussioni sociali, economiche e soprattutto spirituali, la Chiesa, specie quella formata da piccoli gruppi, è sempre di più l'immagine della vera famiglia, dove è di casa la benedizione del Signore. L'intervista al pastore Kaminski potrete ritrovarla prossimamente su Risveglio Pentecostale. Prima di salutarci lasciamo il microfono al pastore Vito Nuzzo, vicepresidente delle Chiese ADI, che abbiamo incontrato durante il convegno. Possiamo dire soltanto gloria a Dio. La partecipazione è stata speciale, credo oltre 400 partecipanti, anche le nostre mogli o perlomeno chi era libera di venire ha goduto certamente di questo impegno. Pastore Nuzzo, vogliamo dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori. A cosa serve un convegno pastorale? A cosa serve che un pastore partecipi a un convegno di questo genere? È un momento di confronto, un momento di comunione fraterna, un momento al di là di quello che è, diciamo, l'incontro con i pastori, dove con calma ci si può vedere, salutare. Noi fa piacere, siamo una famiglia, ma poi il convegno pastorale, non essendo appunto amministrativo, ci si riunisce intorno quindi allo studio della parola del Signore. Se vi sono dubbi, perplessità, ecco, ci si confronta insieme su argomenti di natura biblica. È un convegno edificativo. Ora, ciascuno di noi dà continuamente, siamo portati a predicare, a dare ad altri. Il convegno pastorale è il luogo dove ci sediamo tutti quanti e ascoltiamo
ciò che il Signore ha da dire anche a noi, e abbiamo tanto, tanto bisogno di essere edificati, di essere raggiunti dalla parola del Signore, di qualche altro ministero che ministra ai pastori. E personalmente devo dire che torno a casa arricchito per gli studi della parola che abbiamo avuto, studi che noi facciamo continuamente, ripetutamente nelle nostre comunità, però altra cosa è riceverla come pastori. È necessario fermarsi, sedersi e ricordare che siamo discepoli, che abbiamo bisogno di imparare, di ricevere e anche di essere edificati, incoraggiati. Vi sono tante difficoltà a volte nel ministero, soprattutto mi riferisco a pastori che magari vivono in luoghi un po' isolati, con realtà diciamo ecclesiastiche limitate. Ecco, stare qui, stare insieme è ossigeno, è respiro, è benedizione. Si torna a casa veramente incoraggiati, glorificando il Signore.